Ciao a tutti, io sono Victoria e vi do il benvenuto sul nostro canale YouTube. Questo è il canale di Victoria e Svetlana Marongiu. In questo video tutorial andremo a realizzare insieme questo semplicissimo ma molto molto carino angioletto fatto all'uncinetto. Per questo progetto ho utilizzato il cotone numero 8 e l'uncinetto numero 1,5. Potete sfruttare qualsiasi cotone a vostra disposizione anche dai lavori precedenti, in quanto per questo angioletto abbiamo bisogno di pochissimo filato. Ho realizzato in tre varianti questo angioletto, color avorio, color nocciola e uno rosso. Durante il video andremo a realizzare l'angioletto in colore nocciola, però poi durante il video vi ho lasciato anche un piccolo schemino per poter giocare tra virgolette con l'ampiezza, con la misura di questa gonnellina che ha l'angioletto, perché più asole, quindi più picco andiamo a realizzare, più ampia viene la gonnellina. Il mio angioletto che andremo a realizzare insieme misura 14x18 cm. Invece questo angioletto rosso, dove ho realizzato la gonna leggermente meno ampia, come vedete qui abbiamo più picco e quindi risulta più stretta, ed è 16 cm. Quindi poi durante il video ovviamente potete vedere anche voi e scegliere l'ampiezza che volete ottenere. Cosa posso dire ancora per questo progetto? Veramente facile, ma soprattutto è velocissimo da realizzare. Guardate, se vi mettete lo fate in un attimo. Quindi se vi piace questo progetto, lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale, in quanto ci fa piacere tanto, e noi adesso passiamo subito al nostro tutorial. Per iniziare il nostro lavoro andiamo ad avviare 7 catenelle. Formiamo la nostra prima asolina in questo modo, la tiro fuori, stringo, iniziamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Adesso queste 7 catenelle andiamo a chiudere in tondo, quindi entro nella prima catenella che abbiamo lavorato e chiudo con una maglia bassissima, quindi tiro e passo senza lavorare. E adesso all'interno del nostro cerchio andiamo a lavorare il nostro primo giro. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. 3 catenelle formano la nostra prima maglia alta e adesso all'interno del cerchio andiamo a lavorare altre 19 maglie alte. Quindi getto il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio, metto dentro anche il filino dell'inizio, così lo lavoriamo insieme al cerchio, e inizio a contare. Quindi porto su, lavoro a 2 e chiudo a 2. Prima maglia alta, getto, entro nel cerchio, porto sul filo, lavoro a 2 e chiudo a 2. Seconda maglia alta, getto il filo, entro all'interno del cerchio, porto sul filo, lavoro a 2 e chiudo a 2. Terza maglia alta, getto, lavoro all'interno del cerchio, quarta maglia alta, quinta maglia alta, e così via fino ad ottenere in totale 19 maglie alte. Sono arrivata quasi alla fine del mio giro, allora quindi ho in totale 19 maglie alte più le 3 catenelle dell'inizio, in totale sono 20 elementi. Adesso guardate, entriamo nella terza catenella dell'inizio, 1, 2, 3, entro nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima il mio giro, ok? Da qua passiamo al giro successivo e facciamo una catenella che andrebbe a sostituire la nostra prima maglia bassa, più 2 catenelle, 1 e 2. Entriamo nella maglia alta successiva e lavoriamo una maglia bassa. Così abbiamo formato questo piccolo archetto decorativo. Di nuovo 1, 2 catenelle, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia bassa. 1, 2 catenelle,
entro nella maglia alta successiva e lavoro una maglia bassa. Se volete fare questi archetti potete fare più grandi, potete fare anche 3 catenelle, quindi a vostro piacere. 1, 2 catenelle, maglia alta successiva, entro e faccio una maglia bassa. Quindi abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4 archi, 1, 2 catenelle, maglia alta successiva, una maglia bassa. 1, 2 catenelle, maglia alta successiva, entro e faccio una maglia bassa. 1, 2 catenelle, entro nella maglia alta successiva e lavoro una maglia bassa. Contiamo, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abbiamo lavorato 7 archetti e adesso andiamo a formare l'asolina per poter appendere il nostro angioletto. Quindi l'asolina la fate in base alle vostre esigenze, se la volete fare più lunga o la volete fare più corta. Io, guardate, vado un po' a occhio. Iniziamo a deviare le catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vediamo, tenendo conto che ovviamente una volta unita verrà la metà di questa catenella, quindi scegliete voi se volete fare qualche maglia in più o qualche maglia in meno, quindi anche senza contare ne aggiungo qualcheduna, ok? E poi entro nella maglia bassa successiva nella maglia alta, scusate, e faccio una maglia bassa per chiudere questa asolina, ok? E guardate, questo è il risultato. Voi potete anche avvicinare e controllare se la lunghezza vi soddisfa. Se è troppo corta aggiungete qualche catenella, se è troppo lunga la togliete. E adesso andiamo a fare altre 7 archetti decorativi. Quindi di nuovo 1, 2 catenelle, entriamo nella maglia alta successiva, lavoriamo maglia bassa. 1, 2 catenelle, maglia alta, entro e faccio maglia bassa. 1, 2 catenelle, maglia successiva, lavoro una maglia bassa. 1, 2 catenelle, maglia alta successiva, entro, tiro e chiudo la mia maglia bassa. 1, 2 catenelle, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia bassa. 1, 2 catenelle, maglia successiva, entro e lavoro la mia maglia bassa. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi dobbiamo fare un altro. 1, 2 catenelle, entro nella maglia alta successiva e lavoro una maglia bassa. Ok, adesso dobbiamo completare il nostro giro. Contiamo quante maglie sono rimaste. 1, 2, 3, 4, ok. Proprio in questo punto, guardate, quindi io lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle formano la nostra prima maglia alta e adesso lavoriamo una catenella di separazione. Getto il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta successiva e lavoro una maglia alta. Quindi porto su il filo, lavoro a 2, chiudo a 2. Quindi una maglia alta più una catenella di separazione. Getto il filo, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta più una catenella di separazione. Getto il filo, entro nella maglia alta successiva e lavoro una maglia alta più una catenella. Getto il filo, entro nell'ultima maglia alta disponibile del giro sottostante e lavoro una maglia alta. Ok, quindi abbiamo ottenuto 4 maglie alte con le catenelle in mezzo più le 3 catenelle iniziali, quindi in totale abbiamo 5 elementi. Adesso, per iniziare il giro successivo, giriamo il nostro lavoro, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle formano la nostra prima maglia alta più una catenella di separazione. Getto il filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto da dove esce la catenella iniziale, ok, guardate, entro qua dentro e faccio un'altra maglia alta, quindi porto sul filo, lavoro a 2 e chiudo a 2. Quindi da una maglia sottostante abbiamo ottenuto 3 catenelle, una catenella di separazione e un'altra maglia alta. Adesso lavoriamo una catenella di separazione, getto il filo,
entro nella maglia alta successiva del giro sottostante, quindi, e faccio una maglia alta a 2 e chiudo a 2 più una catenella. Adesso nella maglia successiva andiamo a formare il nostro aumento, quindi getto, entro nella maglia alta e lavoro una maglia alta, una catenella, getto, un'altra maglia alta nello stesso punto. Ok, adesso lavoriamo una catenella di separazione, entriamo nella maglia alta successiva e lavoriamo una maglia alta singola più una catenella. Siamo arrivate arrivati all'ultima maglia, che si presenta con le 3 catenelle, quindi getto il filo, entro nella terza catenella dell'inizio e lavoro una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nella stessa terza catenella, quindi l'allargate in questo modo e lavorate un'altra maglia in questo punto. Ok, e così si presenta questo giro. Adesso giriamo il nostro lavoro dall'altro lato e questo sarà un giro di aumenti totali. Quindi cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle per iniziare, 1, 2 e 3, più una catenella di separazione, getto il filo, nello stesso punto lavoro una maglia alta. Ok, una catenella di separazione, entriamo nella maglia alta successiva, quindi che sarebbe questa, e facciamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, quindi entro qua dentro e lavoro una maglia alta, una catenella, getto il filo, una maglia alta nello stesso punto. In sostanza adesso da ogni maglia alta sottostante dobbiamo ottenere questi elementi a V: una catenella di separazione, entriamo nella maglia successiva e lavoriamo di nuovo, quindi getto, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Ok, una catenella di separazione, getto il filo, entriamo nella maglia successiva e lavoriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella di separazione, entriamo nella maglia successiva e di nuovo lavoriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Tra i rapport lavoriamo una catenella di separazione, getto il filo, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta, una catenella, un'altra maglia alta nello stesso punto. Una catenella di separazione, qui troviamo sul nostro cammino maglia alta più le 3 catenelle, quindi getto, entro nella maglia alta e lavoro una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Ok, vedete come si allarga già questa parte del corpo, più una catenella. Adesso entriamo nella terza catenella dell'inizio, perché ovviamente non dobbiamo dimenticare questa maglia, getto il filo, entro nella terza catenella dell'inizio e lavoro il mio solito aumento, quindi lavoro una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Quindi in sostanza da ogni maglia sottostante abbiamo ottenuto 2 maglie alte con una catenella in mezzo. Adesso per passare al giro successivo dobbiamo innanzitutto riprendere l'asolina, girare il nostro lavoro. Adesso facciamo 3 catenelle per iniziare, 1, 2 e 3. 3 catenelle formano la nostra prima maglia alta, più una catenella di separazione, getto il filo, entro nello stesso punto da dove esce questa catenella e faccio una maglia alta. Ok? Adesso lavoriamo una catenella di separazione, getto il filo, entro nella maglia alta successiva e lavoro una maglia alta singola.
a 2 a 2, una catenella, entro nella maglia successiva e lavoro seconda maglia alta singola, a 2 chiudo a 2 più una catenella, getto il filo, entro nella maglia successiva e lavoro la mia terza maglia alta singola più catenella, getto il filo, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta più catenella, getto il filo, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta più catenella. Quindi contiamo quante maglie singole abbiamo lavorato, 2, 4, 5, dobbiamo avere 7. Getto il filo, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta più catenella, getto il filo, nella maglia successiva una maglia alta, 2, 4, 6, 7, una catenella di separazione. Nella maglia alta successiva invece andiamo a formare l'aumento, quindi getto il filo, entro nella maglia e lavoro una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto più una catenella. Adesso, se non sbaglio, ci dovrebbero rimanere 6 maglie alte singole più l'aumento, ok? Quindi getto il filo, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta più una catenella, maglia successiva una maglia alta più una catenella, maglia successiva maglia alta più catenella, maglia alta più catenella, maglia alta più catenella, penultima maglia, quindi entro dentro, lavoro una maglia alta più catenella. Vediamo quante maglie abbiamo lavorato, 2, 4, 6, giusto? E adesso nell'ultima maglia che troviamo sul nostro camino andiamo a formare il nostro aumento, quindi getto il filo, entro nella terza catenella dell'inizio e lavoro una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Ok, e così abbiamo terminato il nostro giro. Quindi guardate, abbiamo formato l'aumento, poi abbiamo lavorato 7 maglie alte singole con una catenella in mezzo, poi abbiamo lavorato l'aumento centrale, poi di nuovo 6 maglie alte singole con una catenella e più l'aumento finale. Adesso andiamo a lavorare il giro di rifinitura. Quindi cosa facciamo? Giro il mio lavoro, anzi possiamo fare una catenella prima, giro il mio lavoro, entro nella maglia alta e inizio a contare le mie maglie basse. Andremo a lavorare sia nelle maglie alte sia nelle catenelle, ok, di separazione, e senza ovviamente dimenticare che qui dove abbiamo le 3 catenelle dell'inizio più una catenella di separazione dovremo fare 2 maglie, cioè una sotto la catenella e una nella terza catenella dell'inizio. Scusate il gioco di parole, però era importante perché se no non vi trovate con il conteggio delle maglie basse. Quindi giro il lavoro, entro nella prima maglia alta e conto una, sotto le catenelle seconda maglia bassa, nella maglia alta lavoro terza maglia bassa, sotto le catenelle lavoro quarta maglia bassa, nella maglia alta lavoro quinta maglia bassa, sotto la catenella sesta, nella maglia alta settima maglia bassa, sotto le catenelle ottava maglia bassa e così via fino ad arrivare alla fine di questo ventaglio, e poi confrontiamo il numero delle maglie basse che abbiamo ottenuto. Sono arrivata alla fine di questo giro e in totale ho ottenuto 37 maglie basse. Quindi vi ricordo che ho lavorato le maglie basse sia sotto le catenelle di separazione sia entrando nella maglia alta
E poi qua alla fine vi avevo già detto prima, in quanto alla fine di questo giro dobbiamo ricordarci che abbiamo 3 catenelle più la catenella di separazione, e in questo spazio quindi ho lavorato una maglia bassa sotto la catenella e una maglia bassa nella terza catenella dell'inizio. Adesso allungo un pochino il filo per formare un'asolina, taglio il filo e blocco la mia asolina. Ovviamente, se volete potete anche non tagliare il filo e arrivare nel punto giusto lavorando le maglie bassissime, però ovviamente nel punto dove andate a lavorare le maglie bassissime avrete una parte comunque un pochino più grossa. Siccome ho già realizzato un altro angioletto un pochino più pieno, è ancora da inamidire, ancora da bloccare, io ho preferito tagliare sempre il filo e poi riagganciarmi nel punto giusto, così diciamo questa parte non viene molto spessa. Questo è lo stesso angioletto, diciamo la testa, il corpo lo stesso, solo che ho aumentato il numero di questi ventagli che vanno a formare la nostra, diciamo, il vestitino dell'angioletto, che poi quando andrò a inamidire, a bloccare, tirerò bene bene le maglie per avere proprio questa forma tirata. Vedete? Ok. Allora, adesso in base al numero di questi ventaglietti che vogliamo ottenere, prendiamo il nostro angioletto, troviamo la parte dritta della lavorazione, ok, e ci posizioniamo all'interno della tredicesima maglia bassa, quindi vado a saltare 12 maglie basse, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entro nella tredicesima maglia bassa. Ok. E mi aggancio con il filo. Ok. E lo blocco in questo modo. E adesso andiamo a lavorare questi ventagli, che sono formati da 40 catenelle. Quindi iniziamo ad avviare le catenelle, cerchiamo di lavorare la catenella in modo più uniforme possibile, perché più sono diciamo lineari, più sono allineate una all'altra, ovviamente questi ventagli vengono simili e più belli, secondo me. Quindi cerchiamo di tenere la tensione del filo sempre la stessa. E contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Scendo giù. Io magari nascondo subito questo filino. Ok. Entriamo nella maglia bassa successiva, e blocchiamo con una maglia bassa no il nostro ventaglio. Ok, e così si presenta il nostro primo ventaglietto. Io lo chiamo ventaglietto, potete chiamarla l'asola, decorazione, picot, vedete voi come chiamare. Andiamo a lavorare il picot successivo, lavoriamo di nuovo 40 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e così via fino ad ottenere 40 catenelle. Ho lavorato di nuovo 40 catenelle, adesso entriamo nella maglia bassa successiva. Libera, mi aggancio in questo punto e faccio una maglia bassa per bloccare il mio picot. Ok? E così abbiamo ottenuto secondo picot. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 catenelle, scendo giù in questo modo, entro nella maglia bassa successiva, quindi libera, controllo quale maglia è libera e quale no, e blocco il mio ventaglio con una maglia bassa. Ok, e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36, 37, 38, 39, 40. Scendiamo giù e blocchiamo il nostro picot con una maglia bassa. Entriamo ovviamente nella maglia bassa libera successiva. Ok? Entro e lavoro una maglia bassa. E in questo modo dobbiamo andare avanti fino ad ottenere in totale 12 picot formati da 40 catenelle. Ok, allora sono andata avanti con il lavoro e in totale ho lavorato 12 picot formati da 40 catenelle. Quindi se volete possiamo contare insieme. Quindi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Io per comodità avevo segnato diciamo la dodicesima maglia bassa dall'altro capo, così quindi sapevo senza stare a contare sempre dove mi devo fermare, in quanto abbiamo lasciato 12 maglie basse libere all'inizio e 12 maglie basse devono rimanere libere alla fine. Quindi perché abbiamo saltato 12 maglie basse e siamo entrate nella tredicesima maglia bassa e così deve rimanere anche dall'altro lato. Quindi io adesso per comodità e per rendere il progetto un pochino più bello, quindi allungo la mia asolina, l'ultima libera, taglio il filo, lo blocco, quindi faccio passare il filo tagliato all'interno del capietto e lo stringo. Quindi se voi non volete tagliare diciamo il filo e volete fare tutto un unico lavoro, quindi dovrete poi con maglie bassissime arrivare quindi proprio al centro diciamo di questa del primo picot, però tenendo conto che dovrete lavorare circa 20 maglie bassissime, ovviamente questa prima asolina sarà diciamo la prima metà dell'asola sarà molto più grossa e molto più evidente, quindi potrebbe anche restringersi leggermente e tirare poi il lavoro. Sì, lo so che nascondere i fili è un pochino rognoso, un pochino lungo come il lavoro, però secondo me ne vale la pena per avere un risultato più bello. Poi ovviamente sta a voi la scelta. Adesso andremo a lavorare ultimi due giri, quindi cerco il dritto del lavoro. Io ovviamente mi accorgo della parte centrale della parte della testolina, quindi prendo il primo cappio, il primo picot, quindi mi posiziono sotto, riprendo il mio filo e mi aggancio proprio sotto in questo modo, aggancio il filo di nuovo dello stesso colore, potete fare anche bicolore, ma io ho deciso di andare ormai con lo stesso colore e vado a lavorare 3 catenelle, una, due e tre. 3 catenelle formano la nostra prima maglia alta. E adesso andiamo a lavorare sempre all'interno quindi dello stesso arco, dello stesso picot, quindi getto il filo, entro sotto e lavoro una maglia alta, 3 catenelle di separazione, una, due e tre, e altre due maglie alte all'interno dello stesso picot. Entro dentro e lavoro una maglia alta, getto il filo e seconda maglia alta. Ok, adesso cerchiamo il picot successivo, quindi controllate bene che sia quello giusto per non farli incrociare.
Quindi getto il filo sull'uncinetto, prendo il picco successivo, quindi controllo che la solina sia bella dritta e non, che non sia girata, entro sotto e lavoro una maglia alta, getto il filo, seconda maglia alta all'interno dello stesso picco, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, getto il filo e completo il mio rapport con altre 2 maglie alte, sempre all'interno dello stesso picco, una maglia alta e seconda maglia alta. Così abbiamo unito, diciamo, 2 picco. Adesso guardate, getto il filo subito sull'uncinetto, vado a ricercare il picco successivo. Ok, quindi controllo che sia quello giusto, lo tengo, entro sotto e lavoro una maglia alta, getto seconda maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e altre 2 maglie alte all'interno dello stesso picco, 1 e 2. Poi ovviamente aggiustiamo bene tutti questi rapport e di nuovo getto il filo sull'uncinetto, vado a cercare il picco successivo, quindi controllo che sia quello giusto, entro sotto e lavoro una maglia alta, seconda maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e altre 2 maglie alte all'interno dello stesso ventaglio, picco, asolina, orecchio, come lo volete chiamare. Ok? E in questo modo dobbiamo andare avanti e unire tutti questi picco che abbiamo creato poco fa. Ok? Quindi in ogni picco dovremo andare a lavorare 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Sono arrivata alla fine del mio giro, quindi ho unito tutte queste asole e adesso andiamo a lavorare insieme il nostro ultimo giro. Quindi cosa facciamo? Giriamo il nostro lavoro dall'altro lato, anzi prima facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e adesso con maglie bassissime dobbiamo arrivare a questo primo archetto, quindi entro nella prima maglia alta e faccio una maglia bassissima, quindi tiro e passo senza lavorare, entriamo nella maglia alta successiva e lavoro un'altra maglia bassissima, ovviamente cercate di non stringere troppo perché questa è una parte che rimane abbastanza a vista e non vogliamo renderla più tirata dell'altro lato. Ok, adesso entriamo sotto questo archetto e faccio un'altra maglia bassissima. Ok, da qua iniziamo il nostro giro, qui mi si è sdoppiato il filo. Ok, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, 3 catenelle formano la mia prima maglia alta, adesso getto il filo e all'interno dello stesso arco vado a lavorare una maglia alta, quindi porto sul filo, lavoro a 2 e chiudo a 2. Lavoriamo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, getto il filo, entro nello stesso archetto e lavoro altre 2 maglie alte per completare il rapport, 1 e seconda maglia alta. Ok, adesso per passare al rapport successivo lavoriamo una catenella, getto il filo, entriamo nell'archetto successivo e lavoriamo 2 maglie alte, 1 e seconda, 3 catenelle, 1, 2, 3, getto il filo, entriamo sotto lo stesso arco e lavoriamo altre 2 maglie alte, 1 e seconda. Per passare al rapport successivo lavoriamo una catenella, entriamo nell'arco successivo e lavoriamo di nuovo 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. E così quindi dobbiamo andare avanti e lavorare ogni archetto che abbiamo formato nel giro sottostante. Quindi 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Per passare al rapport successivo ci ricordiamo di fare una catenella di separazione. In questo modo arriviamo fino alla fine del nostro giro. Ho terminato di lavorare tutti i miei ventaglietti e questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Adesso quindi faccio un'asolina in più, in questo modo allungo il filo
Io lo lascio sempre generoso perché poi mi viene più facile a nascondere e stringo in questo modo. Poi con l'aiuto di ago e con l'ago vado a nascondere tutti i fili che mi sono avanzati sul retro del lavoro e così quindi si presenta il nostro angioletto, ok? Quindi il prossimo passaggio che dobbiamo fare è rendere il nostro angioletto rigido. Quindi voi scegliete il metodo che più vi piace, se renderlo rigido con l'amido oppure con l'acqua vinilica. E adesso ancora devo decidere, vediamo con cosa mi trovo meglio. E niente, e poi vi faccio vedere il risultato finale. Prima di concludere con il risultato finale, vi voglio far vedere una cosa. Allora, io mi sono fatta dei piccoli schemini per fare, diciamo, questa gonnellina del nostro angioletta più o meno ampia. Allora, partendo quindi sempre da 37 maglie basse che abbiamo ottenuto in questo giro del corpo, l'ultimo giro del corpo, possiamo avere più o meno picot. Allora, nel video che vi ho fatto vedere, io ho ottenuto 12 picot, questi qua da 40 catenelle, quindi è sulla base di 37 maglie basse, quindi ho lasciato 12 maglie basse e a partire dalla tredicesima maglia bassa ho lavorato i miei picot, quindi sono avanzati liberi 12 e 12 all'inizio e alla fine. Se vogliamo fare diciamo questa gonnellina meno ampia, quindi con meno picot, per ottenere 10 picot, allora lasciamo da parte 13 maglie basse e a partire dalla quattordicesima maglia bassa andremo a sfruttare 11 maglie centrali e lasciamo sempre alla fine 13 maglie basse. E così quindi la gonnellina viene più stretta e così via, quindi diminuendo sempre le maglie, quindi giocando sempre in questo modo, come vedete in questo piccolo schemino potete diciamo giocare con l'ampiezza di questa gonna. Io adesso ne farò un altro angioletto e lo voglio fare rosso e farò 10 picot perché lo voglio provare poi quale sarà, diciamo, più bello una volta irrigidito, ok? E adesso quindi vi faccio vedere il risultato dei miei angioletti. E così si presentano i nostri angioletti terminati, ho inamidito con la colla e ho lasciato asciugare i miei lavori e una volta asciutti guardate che bella forma che hanno preso. Quindi abbiamo tutte le catenelle ben distese, ben allargate e adesso questo bel angioletto può prendere posto sul mio albero di Natale. Spero che questo breve video vi sia piaciuto, spero che sia stato anche abbastanza chiaro e noi ci vediamo presto nel prossimo video tutorial. Ciao ciao!